Čeferin avvisa l'Italia: con l'emendamento Mulet i club rischiano l'esclusione dalle coppe. Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Non le manda a dire il presidente della UEFA Čeferin, che pur di salvare la poltrona del suo braccio destro Gravina è pronto a tutto, addirittura anche a eliminare tutte le squadre dalle coppe europee, naturalmente tutte le squadre italiane. La Juventus ormai sa quello di cui è capace Čeferin, ma le altre squadre ancora no. Il motivo lo andiamo a leggere assieme. La notizia arriva direttamente da Calcio e Finanza e ha dell'incredibile. Per questo, come sempre, io vi invito a mettere un bel like per supportare questo contenuto e aspettare la fine per commentare con il vostro pensiero. Lasciamo traccia del nostro passaggio. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Come sempre vi dico, è totalmente gratuito. Attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Condividiamo questo video. Anche in questo caso c'è qualcosa di strano, perché la notizia ce la danno oggi come lo scoop, ma effettivamente le parole sono state pronunciate qualche tempo fa, ma i giornali l'hanno tenuta nascosta fino a questo momento. E adesso andiamo a capire anche il motivo. Sappiamo che Gravina ormai ha la terra che trema sotto i piedi, la FGC sta crollando giorno dopo giorno, sia come credibilità che anche come ente in sé. Abbiamo visto personaggi scappare di notte da queste associazioni che sono un po' la FGC, la Covisoc, la Consob e tutte queste enti che dovrebbero controllare, dovrebbero garantire la legalità del campionato, ma sappiamo che sono un'associazione per delinquere di stampo calcistico che nessuno va a controllare. Il numero uno della UEFA è stato chiaro: i club di Serie A rischiano la procedura di infrazione con l'emendamento del decreto sport di Mulet. Andiamo a leggere la notizia. Se il testo resta così, dovremmo escludere le squadre italiane dalle coppe europee. Parole tutt'altro che rassicuranti quelle del presidente della UEFA Alexander Čeferin, che ha pronunciato di fronte al ministro dello sport Andrea Abodi. L'occasione è stata quella dell'incontro all'Olympiastadion di Berlino, quando l'Italia di Spalletti è stata eliminata dalla Svizzera agli ottavi di finale di Euro 2024. E la domanda è: come mai esce come scoop solo oggi, che è il mercoledì 9 luglio? Eppure tutto questo è successo una settimana fa. Però forse era meglio non buttare altra benzina sul fuoco, soprattutto dopo che il blocco nero-azzurro aveva portato l'Internazionale a fare delle figure barbine. Allora, per non metterci il carico da 90, facciamo passare una settimana e poi gli diciamo che Čeferin è pronto a tutto pur di salvare la poltrona del suo amico, che in Italia ha lavorato talmente bene l'anno scorso con la porcata della Marotta League che è riuscito anche a riconfermare tutti al loro posto. Un po' come nella politica: più sei delinquente e più fai strada. Ci aspettiamo che questa gente vada a fare il presidente del consiglio. Detto questo, in questo confronto il numero uno della UEFA spiega La Repubblica, e quindi fino adesso La Repubblica non l'ha spiegato, Gazzetta dello Sport non ci pensate nemmeno che parli di queste cose, e racconta che è stato chiaro il presidente, facendo balenare il rischio per l'Italia di vedere le proprie squadre escluse dalle coppe. Tema della discussione è l'emendamento Mulet, il decreto sport e istruzione, che prevede l'autonomia delle leghe della Federcalcio. E questo non va bene. Il testo punta a dare piena autonomia statuaria, regolamentare, organizzativa e gestionale alle leghe. Il diritto per la Serie A di avere parere vincolante sulle delibere della FGC che la riguardano e la possibilità di ricorrere contro la giustizia sportiva direttamente al TAR del Lazio. In pratica smantella l'autonomia della FGC, Federazione Interista Gioco Calcio. Quello che è riuscito a portare addirittura in televisione anche Open VAR, con tutte le vergogne che abbiamo visto. E le giustificazioni di Rocky, uno dei numeri uno, colui che andava in giro per gli aeroporti con lo zainetto dell'Inter e che adesso stranamente fa il disegnatore degli arbitri, è tutta una pura casualità. Come la stessa cosa si può dire per Butti, che ha lavorato per tanti anni nell'Inter e poi dopo stila i calendari. Tutto questo è una pura casualità, così come il procuratore capo di Milano che deve andare a vigilare su quello che succede nelle squadre appunto di Milano e nella procura, ma è un ultras nerazzurro. Tutta questa è una pura casualità, così come
la Russa, che è la seconda carica della politica, seconda carica politica italiana, che aveva dichiarato: volevo fare il ministro dello sport non per agevolare l'Inter, assolutamente, perché non la stanno agevolando, ma per affossare di più la Juventus. È un puro caso che Infantino sia partito per andare in Arabia Saudita per cercare i compratori per un possibile passaggio dell'Inter da Zhang a un altro compratore. Sono tutti casi, sono tutte cose che possono succedere. È un puro caso che c'è stato uno che nel web è riuscito a sapere prima le partite di campionato, quando ancora Butti doveva fare il sorteggio, chiamiamolo sorteggio. È tutto un puro caso, quindi siete dei complottisti se pensate il contrario. E in questo caso è un puro caso che sia intervenuto immediatamente Čeferin a gamba tesa per salvare quello che si può salvare. È un puro caso che quando la Federazione Interista Gioco Calcio sta per essere smantellata, anche perché quello che chiedevano nell'emendamento di Mulè era la possibilità di ricorrere contro la giustizia sportiva direttamente al TAR senza dover passare per forza da loro. Se devo passare di nuovo da te, scusami, come la Juventus, faccio ricorso, mi date 15 punti, poi me ne date 9, poi me ne date 10, perché tanto decidete sempre voi. E invece deve essere un ente terzo, teoricamente. Ed è qui che non va bene. Attenzione, un emendamento che secondo la UEFA è irricevibile. Rischiate la procedura di infrazione, ha aggiunto Čeferin, che naturalmente passa direttamente alle minacce, così come ha fatto quando si parlava della Superlega. Abodi si è impegnato a garantire che questo testo sarebbe scomparso. Andiamo a leggere assieme. Non esiste più, gli ha detto di persona ormai oltre una settimana fa, ma oggi l'emendamento andrà in approvazione in commissione. Il governo assicura che quello che sarà presentato avrà subito una profonda riformulazione. Per la UEFA non possono restare il ricorso esterno alla giustizia sportiva né il parere vincolante della Serie A sulle delibere della FIGC. Quindi ragazzi, cioè praticamente dovete sempre stare sotto di noi, altrimenti subentra Čeferin. E che cosa fa? Se non modifichiamo, io non faccio scrivere tutte le squadre italiane alle prossime coppe. E allora, se proprio dobbiamo arrivare fino a quel punto... Tra i club di Serie A c'è preoccupazione, il rischio di infrazione è altissimo e la questione è diventata oggetto di discussione e pensieri anche nell'ultimo consiglio di Lega. Quale sarebbe poi la conseguenza? È difficile dirlo, nessuno immagina davvero la UEFA che possa escludere i club italiani dalle coppe, ma il rischio esiste, quindi attenzione, mettetevi la mascherina perché l'aria che respirate fa male, vi potete ammalare di così di... solo se uscite, perché se rimanete in casa l'aria che respirate è diversa, è filtrata dalle zanzariere delle finestre, quindi il Covid non riesce ad entrare come le zanzare e voi potete respirare tranquillamente. Hai capito? O te la devo spiegare? Ormai dovete capire che dovete prendere una decisione chiara: o salviamo il calcio o salvate l'Inter, perché tutto questo è fatto apposta per cercare di tenere sempre tutto nelle redini di Gravina, naturalmente di Čeferin, così in modo che nessuno possa uscire dal recinto, e chi lo fa deve stare alle loro regole dittatoriali, così come è stato un po' per le plusvalenze della Juventus. Sappiamo che alla fine ha pagato, ma non per le plusvalenze, per l'idea della Superlega che aveva iniziato Agnelli. Infatti abbiamo visto poi i risultati. Fammi sapere qua sotto con un commento che cosa ne pensi. Come sempre ti invito naturalmente ancora una volta a mettere un bel like e condividere questo video. Noi ci vediamo al prossimo contenuto.